Oggi prepariamo una deliziosa frittata di carciofi. Utilizzeremo i gambi dei carciofi per fare questa meravigliosa, ma soprattutto buonissima frittata. La prima cosa da fare è pulire i carciofi. Non mi dilungo più di tanto perché vi ho già spiegato come si fa, quindi cercate qua nel canale. Una volta che i carciofi sono puliti, prendiamo i gambi e li temperiamo con questo temperaverdure. Trovate questo attrezzino nei negozi di casalinghi e anche nei mercatini, costa pochissimo, io l'ho pagato 2 o 3 euro se non mi sbaglio. Temperiamo 8 gambi di carciofi in modo da ottenere dei fiori e li mettiamo all'interno di una bacinella con acqua e limone. La parte finale che ci rimane una volta che abbiamo temperato la tagliamo a rondelle e la facciamo saltare in padella con un pochino d'olio e un po' di sale. Intanto prepariamo l'impasto della frittata. All'interno di una ciotola mettiamo 2 uova, un pochino d'acqua, il parmigiano, e sbattiamo il tutto. Aggiungiamo i gambi di carciofi che abbiamo spadellato, mescoliamo e l'impasto per la nostra frittata è pronto. Rovesciamo l'impasto all'interno di una teglia foderata con la carta forno e spolverata con un pochino di pangrattato. In questo caso ho utilizzato una teglia in silicone da 20 cm di diametro. Ora prendiamo i gambi dei carciofi che abbiamo temperato con il temperaverdure e li sistemiamo sopra la nostra frittata, in questo modo. Guardate che bella! Condiamo con un pizzico di sale, un bel giro d'olio e inforniamo la nostra frittata a 180 gradi per circa 25-30 minuti. A metà cottura andremo a coprirla con un'altra teglia oppure con un pezzettino di carta stagnola in modo da non farla seccare. E questo è il risultato. Non so voi, ma io preferisco le frittate a temperatura ambiente, quindi fatela raffreddare e dopodiché la potete gustare. Se questa ricetta vi è piaciuta, lasciate un bel mi piace e condividetela. Grazie e ci rivediamo prestissimo, sempre qua su Ricette di Gabri. Ciao ciao!